Chiacchierata. E no, sì, quindi cioè, a me non piace molto, non piace fermarmi da nessuna parte, vado in giro, esploro delle cose, no? Però non ho un centro di gravità, per cui non faccio parte di nessuna scuola, di nessuna parrocchia, di nessuna nicchia, no? E ho fatto questi piccoli interventi su YouTube, dove do una visione un po' integrale della cosa, da un po' da tutti i punti di vista, no? Cioè, dal punto di vista mio, ma anche dal punto di vista di un altro, perché io... A livello musicale stai parlando? Anche filosofico. In generale. Sì, ad esempio, parlo dell'hip hop e dico che è un fenomeno di carattere politico da una parte, artistico dall'altro, e cito l'opinione di quelli che pensano che sia solo arte, cito l'opinione di quelli che pensano che sia politica, e cito l'opinione di quelli che pensano che sia una commercializzazione di una protesta per tenere buone le minoranze, e tenerle staccate da quello che è il discorso del potere. Ma non prendo, io personalmente non permetto a me stesso di prendere una posizione e dire sì, questa è la verità. Lascio alla persona che mi guarda la concezione, l'idea, la libertà di interpretare, no, un po' questo sogno delirante della vita, perché tanto come facciamo a capire l'hip hop che cos'è stato? Come i tre bicchierini, no? Il gioco della monetina, della pallina, no? Tu hai tre bicchierini, poi sta a te alzare quello che ritieni più opportuno, no? Magari non trovi la verità, quindi non trovi la pallina sotto, perché comunque il gioco non è gestito da noi. Ah no, beh, certo, perché potrebbe... Non ci fanno vedere dov'è la pallina, ci fanno vedere i tre bicchierini. Ma potrebbe anche non esserci la pallina in qualche caso, no? Quindi alla fine uno cerca la pallina non c'è, c'è il bicchierino e basta, quindi... E probabilmente il senso di tutta la vita è anche questo, che noi non abbiamo una destinazione, capisci? Non c'è una risposta a che cos'è l'hip hop. Io non l'ho mai trovata. Molti dicono che è la continuazione del funk. Alcuni dicono che è un'interpretazione del funk. Altri dicono che è tutta un'altra cosa in rivoluzione col funk. Altri dicono che è una cosa molto più complessa, che è indebitata con la disco, col funk, col soul e con tutto quanto. Però non c'è nessuno che è in grado di dire realmente cos'è, perché è difficile dare una visione, no? Di questo genere musicale. Ma è difficile darla anche del rock. Se parli come genere musicale, sì, è difficile. Poi oggi come oggi, con le tecnologie, dove chiunque, anche il 14enne più ignorante, riesce a mettere quattro rime assieme, si considera, e come dici tu, si prende, si arroga il diritto di sentirsi hip hop, di viverlo e di rappresentarlo, senza neanche sapere realmente, come dici tu, che cos'è. Sì, poi c'è gente con molta più dignità che non si è mai definita hip hop, magari è molto più hip hop, non so come dire, no? C'è gente che lo ha seguito sempre e sa benissimo molte cose, ma ha abbastanza dignità per non dire, per non arrogarsi quello che magari un breakers più naturalmente ha come diritto naturale, no? Perché giustamente uno può dire: io non mi sono mai spaccato la schiena al Teatro Regio, anche se conosco molto bene tutta la storia, non voglio mettermi allo stesso livello per non arrogarmi un diritto che magari io non vorrei prendere. E c'è gente invece che, come ho visto, Michele mi ha fatto vedere dei video di gente che è uscita adesso, che mette il pianino alla Rihanna, la batteria alla Shakira e la cassa alla David Guetta e fa l'autotune sulla voce. E l'autotune sulla voce, ce n'è uno che mi ha fatto vedere che è proprio così. E mi sembra di vedere le classifiche inglesi, ecco, perché io vivo qua e c'è tutta sta roba, sti ragazzini che fanno ste cose, che è così, ed è difficile. Io e Giost abbiamo creato una pagina che si chiama I Clowni del Rap, che la parola clowni è metà tra clown e cloni. Ah! E guarda, è la pagina più divertente, secondo me, che ci sia da visitare su Facebook, perché ci metti di tutto, ci metti da quello che ha copiato la rima, da quello che ha copiato lo stile, da quello che dice le cazzate, da quello che non dice nulla, no? Oppure a quello che si baffa troppo. Ma c'è qualcuno che veramente incarna lo spirito dell'hip hop tradizionale o non c'è nessuno? Tra questi ragazzi, tra queste nuove generation, veramente non riesco a estrarre, come si dice, il fiammiferino giusto, quello che dici, sai, tocca a me, bravo, bello, no, è difficile. Ci sono alcuni personaggi
che hanno delle idee innovative. Innovative no, sono delle idee antiche, basate su uno spirito semplice, che è quello del divertimento, che è quello del scrivere testi spargendo amore. Adesso io ti dico spargendo amore, che è il titolo di una canzone di un ragazzo che si chiama Ciccio Pasticcio. Ciccio Pasticcio. Insieme a DJ Jed, ex Articolo 31. Ah. Che sono tornati ad avere uno spirito di allegria e ti portano a canticchiare il brano. Una cosa che è improponibile negli ultimi 15 anni. Perché tu dici che è tutto triste, tutto drammatico, tutto melodrammatico. È tutto troppo gesta, è tutto troppo, come si dice, pompato. E fondamentalmente non c'è neanche verità in quello che dicono. Cioè, tu sei un gangsta, benissimo. Tu fai il rap gangsta, benissimo. Sei libero, figurati, nessuno te lo vieta. Ma almeno sii quello che canti. Tu dici? Rappresenti una cosa o non la rappresenti? Cioè, c'è molta falsità. C'è molto, sai, da dietro una tastiera, da dietro una tastiera. Sono tutti bravi a fare video, sono tutti bravi a dire io ti spacco, io ti faccio, io ti brigo. Poi fondamentalmente, non scendendo in strada, dove comunque la comunicazione tra le persone penso che sia la cosa basilare. Certo. Ed è stata limitata dal sistema, perché piano piano, a forza di reprimere i giardinetti, le panchine, certo, e le piazzette, hanno rinchiuso in se stessi i giovani al punto da farli comunicare, scazzare e tra parentesi imparare attraverso internet, che fondamentalmente è un grande supermercato dove tu entri per comprare la carta igienica, esci con qualsiasi cacata e ti sei dimenticato la carta igienica. Quindi io vedo questa situazione di internet molto molto dispersiva. Poi ci stanno dietro le etichette discografiche che comunque fanno, come hai detto tu prima, un discorso legato alla politica, no? Eh beh, certo, del rap, cioè quando gli fa comodo il rap è un mezzo importante, però i messaggi andano dietro a chi spingono sono come si dice divisori, non sono unitari. Cioè l'hip hop comunque in qualsiasi caso dobbiamo dire che è una cosa che dovrebbe unire le persone e spargere amore, no? Beh, all'inizio era così, all'inizio è la base, poi uno se lo dimentica e c'ho la pistola, e c'ho la cocaina, e c'ho la bella macchina. Ma quello è venuto a un certo punto quando la scena è tutta cambiata e certi personaggi hanno incominciato a prendere il sopravvento rispetto ad altri, no? Perché alla fine con la violenza si riesce ad arrivare molto prima, no? Che senza violenza. Certo. Perché se io arrivo lì col fiorellone colorato e faccio tutto lo rap e poi mi arriva uno, mi pianta una pistola in testa, io magari mi levo anche, certo, perché non sono come lui e quindi prende il posto lui. Almeno io che ho vissuto gli anni 90 l'ho vista anche un po' così, no? Da un momento all'altro è cambiato tutto e è stato quell'attimo di pausa, come dici, dove chi aveva capito che con la violenza, che con attirare i ragazzini con dei falsi messaggi avrebbero fatto soldi, e lì ci hanno marciato tantissimo, come comunque ci hanno marciato nei primi anni 90, dove la legalizzazione, l'antiproibizionismo, il legarsi ai centri sociali, essere di sinistra, no? Più che anche lì ci hanno mangiato sopra, sì. E hanno dato un messaggio che adesso, analizzando il passato, puoi dire che cazzo quanto ci avete preso per il culo, quante cose false ci avete fatto dire e ci avete fatto ascoltare. E beh, sì, solo esclusivamente per dire ai ragazzini drogatevi, andate ai centri sociali, andate pure alle manifestazioni, tanto prima o poi vi chiudiamo. Adesso è peggio, il messaggio è peggio, fate che cazzo volete, tanto già siete chiusi. Eh sì, adesso è tutto finito, no? Ma è finito. È tutto. Quindi questi personaggi come
come dicevo prima, Ciccio Pasticcio o da altri ragazzini che io ho avuto in casa oggi pomeriggio che mi hanno ascoltato delle basi e siamo arrivati a un baratto, no? Perché mi hanno detto quanto costano le tue basi? E io gli ho detto, boh, che ne so, devo farti un calcolo della corrente, del tempo, no? Però io so che tu hai una femmina e un maschio di Bull Terrier e possiamo fare un cambio. Quante basi vuoi per un cucciolo di Bull Terrier? E lui ha detto, 6, 7. Va bene, affare fatto. Hai una patata? Io ho una cipolla? Ce la scambiamo. Torniamo anche a un tramandarci qualcosa di serio, di utile, no? Cioè tu hai una cosa utile per me e io ho una cosa utile per te, ce la scambiamo, il baratto è una cosa importante, poi a prescindere dagli ortaggi, che comunque è una cosa molto molto radicata nel tempo, no? Mm-hmm. Che fanno in pochissimi. Ma le figurine, insomma, certo, se certo. Mi vengono in mente queste cose qui, no? Beh, i collezionisti si scambiano i dischi. Bravo. Che però sono cose legate a piccole, come si dice, soddisfazioni personali, rimangono recluse anche quelle nel piccolo. Cioè adesso vedendo i tuoi dischi mi verrebbe da dire, cacchio, vengo a Londra con un po' di miei che non mi servono e vediamo che cosa possiamo scambiarci. Eh sì, poi certo, magari, certo. Ce l'hai già però. No, non è detto, no. Non è che c'ho proprio tutto. Però sì, il baratto va contro il sistema dello scambio della moneta, e la moneta è quella che ci ha fregato tutti, ma quello era impossibile, no? Perché evitarlo, perché la moneta c'è da tanti anni, c'è da tantissimi anni, e cosa vuoi andare contro quelle cose? Cioè, come si fa a cambiare? Si può cambiare? Si può, piano piano, in piccole dosi e noi pochi per volta, qualcosa si può fare. Nel senso, qualcosa si può cambiare, cioè se io non ho soldi per comprare una cosa e trovo una persona che mi dà quella cosa in cambio di un'altra, ma che ben vengano queste situazioni. Eh beh sì, è una situazione naturale, no? Di baratto. Eh beh certo, lo diceva anche Renato Zero. Sono particolarmente allegro di questa cosa, che so che fra 5-6 mesi avrò un piccolo Bull Terrier in casa e avrò dato 6 basi a un ragazzo che si sta impegnando, che è un anno che gli dico che non gli do un cacchio, perché prima non mi piaceva come rappava, e adesso ho visto questa spinta diversa, questo... Sai, quando si parla di scuola, per esempio, nell'hip hop, no? La chiamano scuola. Quindi se io ti dico che fai cacare, è come se tu prendessi un 5. Sì. Poi se tu vuoi continuare questa scuola, sta a te migliorare quel 5 e farmi dire, sei migliorato, però mi piace questo concetto. Quindi vuol dire che ti interessa la facoltà e vuoi essere promosso. Poi la promozione non te la do io, te la dai tu, non te la dà l'etichetta discografica, te la dà la soddisfazione personale di aver fatto una bella cosa che è riconosciuta anche solo dai 4 amici che hai a fianco. Certo. No? Quindi se poi continui a essere insultato, che fai cacare, cambia facoltà, lascia stare la strada, cercati un lavoro in fabbrica, no? Magari sei un poeta che scrive, che venderebbe più libri che dischi, quindi è inutile metterla sul rap perché vedi lo stereotipo di uno che fa i soldi con il rap. Magari come poeta sei più portato, fai 1000 lire, i piccoli libricini di una volta, e dalli alle librerie, magari avrai qualcuno che ti sponsorizza e farai un libro di poesie. Che ne sai, nella vita le cose possono capitare. Certo. Ti capitano tra capo collo. Quindi adesso com'è nella tua zona la musica hip hop? Cosa sta diventando? Ma ti dirò, a Biella sta crescendo. È un piccolo sobborgo, Biella, sono 100.000 persone, 200.000 neanche, ed è molto dispersiva. Però io sono qua da 20 anni, negli ultimi 10 anni i ragazzi che adesso hanno 20 anni così si sono infottati un po' di più qualcosa di serio. Serio vuol dire uscire, tornare alle jam, confrontarsi e trovare ganci per poter esprimersi meglio e quindi essere non prodotti a livello discografico, chissà che cosa pensano, no? Mi produce. No, il prodotto vuol dire vieni nel mio studio, registriamo insieme,
Tu conosci quella trasmissione che c'è in Italia che si chiama Amici, dove tutti i ragazzini non vedono l'ora di avere un trampolino per diventare subito famosi a 17 anni? Ti dicevo che comunque io questa trasmissione non la seguo. Ho avuto occasione di vederla un paio di volte. E ti ha disturbato? Sì, mi ha molto disturbato. È disturbante, sì, è molto disturbante. Sì. Perché vedo una sorta di prostituzione. Porca boia. Ma soprattutto, no, perché è vero, i ragazzini... E dir poco prostituzione. E dir poco prostituzione, di più ancora. Sì, ma loro sono inconsci di questa cosa qui. Ma il problema è la ricottaggine che c'è alla base. Cioè, no, la Maria De Filippi e tutti i produttori che ci sono lì sono dei cazzo di ricottari. Sono ricottari, sì. Vivono sugli scazzi e sulle paranoie, sulle debolezze di questi ragazzi che si trovano allo sbaraglio, non hanno insegnamenti. No. Hanno levato il militare e mi hanno fatto sta cazzo di trasmissione. Esatto. Era meglio un anno di militare, sì. No? Beh, almeno a militare ti dicevano quello che dovevi fare. Ti imparavi rispetto anche. Sì. Però anche se uno sapevi quali erano le regole, no? Anche se uno aveva un mese in più, tu dovevi rispettarlo, e se non lo rispettavi andavi a pinciare. Sì. Questo poi nella vita ti poteva anche servire. Parecchio. Adesso no, adesso non c'è più rispetto. I nonni li buttano agli spizzi, i genitori non se li incula nessuno e i bambini se li dimenticano in macchina. Questa è la visione mia della società di oggi. Ah sì, è così? Quindi... Voglio dire, sì. Non è tutto così, chiaramente, però questi casi identificano la malattia della società. E tu pensi che l'hip hop ne risenta di questo, no? Ne ha sempre risentito, non è mai riuscito ad arrivare a un livello per unire le persone nel disagio in cui vive e per poter cambiare questo disagio con l'unione che dovrebbe essere portata dall'hip hop nelle jam, nei dischi, nel ballare, nel fare colore nelle case, sulle case o sui treni. Ma all'origine dell'origine non era così in Italia, ad esempio? Era così. Nei primi anni 80, 82, 85? Era così. Ai tempi di Beat Street? Era. Era perché c'era la fotta di una cosa nuova, come qualsiasi bambino che vede e gioca una cosa nuova si interessa al 100%. Certo. Poi piano piano va scemando, ma il bambino a cui piace il gioco continua, certo, continua anche quando è adulto a giocare, certo, perché la passione di quel gioco non la perde. Certo, sì. Invece, no, come hai detto tu prima, il soldo ha portato, secondo il mio punto di vista, io non è che sono un maestro, il soldo ha portato la divisione, l'invidia. Noi siamo un popolo di vecchi, siamo un popolo di invidiosi. Qualsiasi cosa tu faccia di buono è vista sempre male. Sì. Quindi immagino. Non è una critica costruttiva, è andare in giro con un martello demolitore, certo, e buttare giù anche le basi, no? No, perché io sto... Avere delle basi è difficile, sto riflettendo. Solide, poi soprattutto solide, sane. Io sto riflettendo parecchio su sta cosa, perché l'hip hop al momento è diventato proprio una fiera proprio del mercato. Ho sentito delle cose che sono veramente l'imitazione della classifica al 100%. E non c'è assolutamente la tendenza alla ricerca, quindi nessuno fa niente di diverso, no? Almeno io ho sentito quello che mi ha fatto vedere Michele. Michele, cosa mi hai fatto vedere tu su l'ultimo YouTube? L'ultimo è Miss Kill. Cos'è? È Miss Kill. Cos'è Miss Kill? Beh, io già lo soprannomino è Miss Pirla, perché è uno come tanti. È un contenitore vuoto che si muove. Ma è quello che fa la musica come Rihanna, no? Coi pianini, coi violini melodrammatici. Devo essere sincero con te. Io ascolto un pezzo,
e poi non è che posso giudicare da un pezzo, però quando in un pezzo o due sei sempre uguale e parafrasi sempre gli stessi sensi, ti spiego, io il rap lo conosco, lui sa con chi io sono cresciuto da ragazzino in avanti, con dei rapper poeti secondo me, poco qualificati, no? e gratificati da questa professione, passione, chiamala come vuoi, e quindi io sono abituato ad ascoltare un brano e chiudere gli occhi. Per me deve essere un film, deve avere un intro, un soggetto, una storia, una... Allora così tu mi hai fatto un brano. Se tu mi fai tante belle rime, tutte attaccate insieme, con tanti concetti diversi, e per me stai facendo zapping col mio cervello. Io non te lo posso permettere, quindi dopo tre rime cambio, sei un piccio, stai a casa, non ti calcolo più. Quando vedrò chi sei, ti blocco, non ti voglio sentire. Chi ascolta questa gente, per me, su internet, viene eliminata. Nella vita ne possiamo parlare, perché io dico che il rap, come tutte le altre canzoni, come tutti i libri, come tutte le poesie, se non c'è qualcosa, c'è qualcosa che non capisci, va analizzata. Certo. E l'analisi logica grammaticale è una cosa che ti può aiutare nel rap. Tu prendi un pezzo, lo dividi e lo analizzi e scoprirai che non hai capito niente, perché non è niente ciò che dicono. Ah, tu dici, certo. È come ascoltare il figlio di Bossi, non sa mettere due congiuntivi, eppure prende 12.000 euro, si compra le cose. Cioè, adesso vabbè, stavo parlando di politica. Non l'ho mai sentito parlare. Dicono che non sia un grosso esempio di come si dice, di retorica e di dialettica, mi hanno detto. Ma va, figurati, parla meglio suo padre. Ah, ecco, no, sì, perché qua non arrivano, cioè vabbè, no, qua i giornali italiani non li leggo, ma guardo le notizie, diciamo, e parlano di altre cose, parlano dell'ex presidente del consiglio che adesso non è più presidente del consiglio, parlano tanto di Monti, però del figlio di Bossi ancora non l'ho visto qualche video su YouTube, ma lo prendono tutti per il culo, no? Quindi certo, uno che per tre volte fallisce gli esami dell'università, e alla fine adesso lo scandalo che c'è in Italia è che loro si sono comprati le lauree e i diplomi. Ah sì? Sì, con i soldi del partito, per giunta. Ma io ho sentito due o tre discorsi dei loro rappresentanti nel passato, perché mi avevano mandato dei link per fare, come si dice, un po' di spirito di sarcasmo. Io sinceramente, per fare proprio una battuta cattiva, non ce li vedo. Magari c'è qualcuno che veramente merita, però tra quelli che ho visto non ci vedo nessuno prendere una laurea a pieni voti come avrebbe potuto prendere Marx a suoi tempi, o come avrebbe potuto prendere Einstein, o come avrebbe potuto prendere qualsiasi altro personaggio, magari con un mondo un pochino più, un Pasolini, non lo so, capito? Cioè, chiunque. Certo, ma un Berlinguer, come un Pertini, come everybody, come gente, con valori di vita diversi. Anche uno Spadolini, capisci? Chiunque, no, io non avrei... Sono tutti il rovescio della stessa medaglia. Cambia uno, cambia l'altro, giri la medaglia, sono sempre gli stessi. Le poltrone sono sempre una... E quando cambia la medaglia se siede l'altro che c'è dietro. Quindi l'italiano ormai è anestetizzato in questa cosa. Tu dici, io sono che sopporta? Che siamo indietro dalla Grecia di un anno. Tu dici un che anno, un anno e mezzo. Tu dici che sopportate tutti, quindi? Sapete siamo e siete consapevoli e sopportate? Sopportiamo perché siamo divisi. No? Dividi e impera, non è una cazzata. Ma anche perché tu devi... Poi... Sei italiano, lo sai benissimo di me, è inutile che ti spiego la storia, però se un veneto è austro-ungarico, se un lombardo è tedesco, se un piemontese è francese, se un pugliese è arabo, e un siciliano è greco, turco, è africano, e un sardo non è italiano, tu mi spieghi cosa puoi fare il 150enario dell'unità d'Italia, quando gli italiani non sono italiani. È un po' difficile si trovare. È un po' difficile sentirsi uniti. Poi con questi qui della Lega, che comunque
The Room, Roma Ladrona, e poi siete i primi che poi dopo 20 anni vi veniamo a beccare che avete rubato anche voi, allora vedi che si perde anche la voglia di dire va bene, cerchiamo di seguire questa linea politica per la salvezza di tutti, la mia, la tua, che sei all'estero, e quella del mio vicino. Perdi questa voglia qui. Quando perdi questa voglia qui, qualsiasi cosa ti succeda, l'importante è che riesci a fare quelle quattro cose che ti portano da mangiare a casa. Tu dici sì, alla fine. Il minimo della sopravvivenza. Fra un po' queste cose stanno finendo. E quindi io sono convinto che c'è una bella rivoluzione in corso proprio. E ma come facciamo quindi allora? Tu dici che la musica si ferma, ci sarà un altro stato di attesa, o forse la musica sarà più densa, più pregna di significato? A livello di musica io spero che ci sia qualcosa, non so che cosa, che cambi la visione dei ragazzi, cioè che li porti più a un vecchio senso di ascoltare la musica per ciò che dicono, riscoprire un punto di incontro in ciò che sentono e muoversi di conseguenza, perché la musica comunque è unione, allegria. Ma diciamo, quindi i veterani non sono ascoltati, tu mi dici? No, i veterani ormai non c'è, i veterani non se li incula più nessuno. Perché? Non lo so, però è così. Cioè, se tu ti metti a parlare a un gruppo di ragazzini, ti ascoltano o si girano dall'altra parte? No, una parte mi ascolta, perché sa che se non mi ascoltano prendono gli schiaffi, quindi meno male, lei si ridi perché lo sai come sono fatto, non è che c'ho mezzi termini, no? Nel silenzio degli innocenti c'è la famosa frase che il regista ha messo in bocca a Hannibal Lecter quando gli fa dire... Quando nella cella viene intervistato da Jodie Foster, è come la predica del predicatore in TV, alzano il volume quando ve ne sarete andati, no? Che è il tipo di atteggiamento che di solito la gente ha nei confronti delle cose, no? C'è sempre qualcuno che parla quando è troppo tardi perché gli altri si sono girati già dall'altra parte, no? Perché tu mi dipingi un panorama che è veramente demotivante da un punto di vista di progresso della musica. Allora io mi chiedo, i veterani... No, cioè non riescono a mettere assieme queste forze creative giovanili. Ci sono pochi pionieri, uno dei tanti è DJ Enzo, che tutti, anche i ragazzini... Io l'ho visto al Palladium negli anni 90, DJ Enzo. Sì, lui fa il gangsta rap, ma io ascolto i pezzi di DJ Enzo e sono tutto il contrario. Cioè ti dice non andare in giro con la pistola, non andare in giro a fare il cretino. Non ti serve sballarti tutte le sere, perché poi tua madre ti viene a piangere in galera o su una bara. Si guarda molto di più l'esteriorità di un rapper quanto l'interiorità, cioè il messaggio è una cosa interiore, ma non stanno ad ascoltarlo, ti guardano il giubbotto, ti guardano se sei palestrato, quanti tatuaggi hai, no? Ah, è così? E quindi si vive sull'apparenza e sul contenitore senza provare neanche a guardare il contenuto. Quando tu hai iniziato proprio i primi passi, era l'opposto di questo, no? Sì, però già anche lì si vedeva una divisione. I gruppi che erano sponsorizzati avevano le tute tutte uguali, avevano il posto dove riunirsi, noi eravamo proprio uno diverso dagli altri, proprio scapestrati. Cioè, il senso del funk che c'era nel primo hip hop è il movimento ritmico, molto funk, il groove, tutto quello che è la spinta verso un determinato tipo di movimento che porta a far ballare, a muovere, eccetera, no? Ritardi nella programmazione delle casse, di bassi, accenti messi ad arte, in modo da non creare una cosa meccanica, ma da creare una cosa che sia ricca di accenti e di cose, no? So come le prime programmazioni di batterie dei Public Enemy, o ancora prima tutte le cose di old school, dei Run DMC, quando suonavano le batterie elettroniche, spostavano un po' gli accenti, eccetera. Tu pensi che questo si sia perso completamente? O ritrovi in alcune produzioni di adesso la stessa voglia di creare basi ad arte tecnicamente variegate quasi come se fossero live? Beh, no, no,
se devo essere sincero, in alcuni pionieri, chiamiamoli così, ti posso anche citare Next One, ti posso citare DJ Jed e anche altri ragazzini, perché Next organizza questa cosa che si chiama King of the Beat, dove la base è, come si dice, è la regola del beatmaker original. Quindi prendi un campione dal vinile, lo campioni, lo lavori, lo fai suonare, no? E poi lo suoni come dici tu, con gli accenti, che sia quasi vero e ballabile. Ce ne sono pochi, ma ce ne sono. Chiaramente, quando tu utilizzi delle strumentazioni plastiche con dei suoni sintetici, che cosa pretendi? Che qual è il prodotto che può uscire? Ah, perché tu dici che non c'è più la caccia al campione, quindi si usano solo strumenti digitali e basta, cioè virtual instrument. No, c'è anche la caccia al campione. Il problema è che le batterie, secondo il mio punto di vista, sono fatte... Io scopro delle persone che mi dicono: senti come suona questa batteria, da dove l'hai campionata? Ah, da uno strumentale di Boogie Down Production. Ma vaffanculo, ma è chiaro che suona, ma loro si sono sbattuti da una cassa di Art Blakey e un rullante di Chick Corea e hanno fatto suonare un beat che è diventato hip hop. Tu l'hai già preso così, è chiaro che suona, gli metti anche una pernacchia ed è bella. E questa è la perdita, ecco perché Maurizietto, Next One, crea queste competizioni del King of the Beat. E si comprano i vinili, si va e la messa in palio del vinile dove tu hai campionato, chi vince prende tutti i vinili di tutti i partecipanti, quindi puoi pigliare anche la mazzata di 50-60 vinili. Quello è uno spirito che ancora è rimasto, ma è raro, ormai prendono i groove già fatti. Certo, perché vabbè, certo, ci sono i sample CD, i virtuali. No, su quello ti do ragione, si è persa la voglia di far ballare la gente, perché alla base è quella, la gente deve ballare. Dopodiché, se tu riesci, anche musicalmente, a farla pensare, minchia, hai preso due piccioni con una fava. Ma se tu non riesci né a farli pensare, perché ciò che rappi è merda, non ha senso, in più la base è sintetica, ecco tutti questi dubstep, ecco tutti questi suoni sintetici, gli autotune che levano la sonorità naturale delle cose di base.